vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Noi vorremmo tanto venire al mare, andare al mare, ma dobbiamo fare l'intervista con Irena Nera. Insieme abbiamo cantato Vento d'estate, cover di Nico Fabi, in questo album che si intitola Collettivo Mediterraneo. Sì. Allora, andiamo al mare? Andiamo al mare, tu ce l'hai dentro? Sì, no, io non ce l'ho, ci andiamo, ma... Cioè, io ce l'ho dentro nel cuore, mare, un'altra cosa. Ci andiamo dopo l'intervista con Irena Nera. Oh, attenzione, porta che si apre, ospiti che entrano, che volete, questo è il salotto di Radio 1 Streaming. Oggi vengono a trovarci Irena Nera, collettivo lucano che da anni si muove nell'ambito della musica etnica popolare, ma che per questo loro decimo album, Collettivo Mediterraneo, hanno deciso di contaminare la loro musica con il pop dei grandi cantautori italiani. E dunque hanno chiamato a raccolta tantissimi artisti. Dai, facciamoci raccontare tutto da loro. Intanto ciao e benvenuti a Una De Rosa e Antonio Deodati. Ecco. Ciao Savino, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Allora, ben arrivati. Intanto ci piace la commistione che avete creato, perché voi siete una delle realtà più importanti in Italia di musica etnica, ma in questo disco, in questo decimo disco che è Collettivo Mediterraneo, c'è una commistione tra i grandi classici del pop italiano e appunto le vostre sonorità, la vostra musica. Beh, certamente è stato un viaggio affascinante dove abbiamo incontrato tantissimi artisti con cui abbiamo fatto altrettanti featuring, 13 brani, tante collaborazioni, ma un viaggio fatto anche di sonorità mediterranea. Il disco è Collettivo Mediterraneo, dove ci sono sì le nostre tamorre, le zampogne della nostra musica etnica, ma c'è anche l'oud armeno, il duduk, il saz, ci sono i bendir, le percussioni, le darbuka del bacino medio orientale. Quindi è una bella commistione, che è sempre un rischio, no? Prendere classici come Madame di Renato Zero e come per esempio Dune Mosse di Zucchero, come il chitarrista di Ivan Graziani, come Vento d'estate di Niccolò Fabi, e riproporli appunto in una chiave tra virgolette etnica, in sì, questo caso. Sì, molto molto rischioso, perché è normale che c'è l'abitudine di ascoltare l'originale, ma soprattutto perché sono tutti capolavori. L'abbiamo fatto perché sono in effetti canzoni che appartengono ai nostri ricordi, all'infanzia e all'adolescenza. Molte canzoni le ho scelte io iniziando questo percorso perché volevo proprio non omaggiare, ma veramente godere nel cantarle. E poi Antonio ha fatto qualcosa di sorprendente, perché io credevo fosse un azzardo e basta, tipo qui ci menano. Sì. E poi invece mi sono innamorata man mano, perché è un album effettivamente di incontri e le persone che hanno aderito, forse tu ne sai qualcosa, non so, si sono innamorate proprio del sound, del suono, quindi degli arrangiamenti. Certo. Diciamo che ci sono anch'io in questo disco in cui appunto omaggio o oltraggio Niccolò Fabi con Vento d'estate. Antonio, a proposito di commistioni, voi siete inevitabilmente una band, diciamo, analogica, anche per gli strumenti di tradizione che utilizzate, ma qui c'è anche l'elettronica, c'è anche il digitale, c'è anche la tecnologia. Beh, la tecnologia ci ha aiutato, come aiuta tutti nella discografia oggi, a semplificare delle cose. Innanzitutto nelle sonorità, diciamo, la commistione, c'è una contaminazione costante nel nostro progetto musicale, però la tecnologia è anche alta fedeltà, secondo me, cioè gli strumenti etnici ascoltati in alta fedeltà, è un po' come la goduria del jazz, della classica ascoltata a 24 bit. Però poi c'è, la tecnologia ci ha aiutato anche a collaborare con persone ad Amsterdam. La lontananza non ci ha fermato, anzi la tecnologia ci ha aiutato tantissimo in questo, come se fossero in studio da noi, ma anche a suonare delle cose, degli strumenti di cui avevamo voglia e non avendolo materialmente. Abbiamo i samples. Ma l'intelligenza artificiale può riprodurre una tamorra? Può, l'avete già sperimentato? Sì, sicuramente sì. L'intelligenza lo può fare, ma noi la suoniamo, ma comunque ormai sono 30 anni che l'elettronica, il MIDI può imitare nostro, questi suoni, però diciamo che il lavoro che fa Antonio di solito è quello anche di processare, di sfruttare al meglio le capacità di quello strumento. Ricordiamo, all'interno del disco ci sono Antonio Maggio, già vincitore del Festival di Sanremo, Mario Rosini, Pietra Montecorvino, Andrea Satta, gli altri abbiamo citati. Anzi, facciamo una cosa, ascoltiamo un pezzo della collaborazione con due grandi musicisti, Francesco Boccia e Naim, in Madame di Renato Zero, eccola qua. Ma l'amore come va? Sto peccando qua e là, ma tu insisti che mi vuoi. Madame.
ليك قولي علاش هجرتي قولي علاش نسمحك قولي لي علاش غدرتي سمعي البنادم سمعي غير الكذوب اجبل العليا طيح معاه والدواق. Ecco qua il vostro omaggio a Renato Zero, ai Sorcini, Francesco Boccia, ricordiamo, autore importante della musica italiana, no? Lui ha scritto per Il Volo. Sì, ha scritto per tantissimi, vabbè, lo conoscono di più adesso attualmente perché il brano Grande Amore ha vinto il festival con i ragazzi del Volo. Esatto. Sì, sì, bellissimo. C'è un'altra bella dimensione, prima di salutarvi e di ringraziarvi, che è quella dei live. I Rena Nera sono uno spettacolo da ascoltare e da guardare, sono anche un po' tarantolati, ecco. Assolutamente sì, siamo molto pizzicati, ecco. Sì, infatti c'è una nostra canzone che si chiama Orange che non pizzica, mozzica, perché questo proprio ha le fauci di un leone. Venendo dal mare, diciamo che io mi sono rifatta un po' al granchio, sì, più che alla tarantola, però siamo parecchio invasati. Questi. Bellissimo, bellissimo. Diciamo che siamo De Martiniani. Esatto, okay. De Martiniani, ecco. Cioè. Beh, certo, questo lo abbiamo imparato in tanti anni di esperienza con in due nostri papà artistici, un po' con Taranta Power e Geno Bennato, che ci hanno poi introdotti a questo mondo, ma soprattutto con Vittorio Descalzi, certo, il nostro, a cui va dedicato questo nostro, certo, album. L'anima dei New Trolls Mediterraneo, certo. Sì, Vittorio Descalzi, con cui per gioco facemmo un arrangiamento di Cresa de Ma, e poi è diventato un album con lui, un tour, tanti concerti, ma poi è diventato uno, un modo di essere, quindi a noi manca tantissimo, ma in questo album è come se ci fosse. Certo. Lunga vita alla musica dei Rena Nera, grazie a Una De Rosa, Antonio Deodati, in bocca al lupo, buona vita, buona musica, e intanto questa è Paolo Pa, l'omaggio con Andrea Satta dei Tête de Bois. Ciao Savino, grazie. Ciao. Che fai al parco la domenica? Lo sguardo dolce e ridente, vestito d'angelo assassino, e poi quel trucco invadente. È difficile da noi in periferia, qui la gente non capisce, fa la spia, più discreta, più eccitante la città. Vuoi fare una pazzia? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto mai? Passo veloce, cuore in fretta, quando attraversi il cortile, qualcuno forse già sospetta il tuo sorriso d'aprile, e gli amici poco sanno dove vai, cosa fai, tua madre in fondo che ne sa, che dirai, dirai che hai visto un brutto film. Qualcosa inventerai, ma stasera io ti ho visto e tu sei tu, ti ho seguito forse un caso e chi lo sa, vorrei dirti senti Paolo se ti va, facciamo una pazzia. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, ma perché non l'hai, perché non l'hai detto? Paolo, Paolo, Paolo maledetto. Paolo Pa, Rena Nera, insieme a Andrea Satta, che bella visita stamattina, pop, etnica, tradizione, digitale insieme. Allora, siamo per chiudere, mi sa. Quando? Io sono. Mondo limpido. Ora salto. Ah, giusto. Anche gli angeli. Che pare, ma abbiamo... si sposta. Guardate l'obiettivo, no me. Ma...
adesso se tocca il limite, è così. Cioè, t'arrivo totalmente, andò. Tu carezze, yeah.